contentissima di conoscere dal vivo per la prima volta Giuliana Morera e Edoardo Stoppa. Ciao, Manu, ciao a tutti. Ah, belli, che bella energia che portate ogni volta, eh. Bella energia. Ci proviamo. Sì. Siamo qua per una bella cosa, quindi. Bellissima, infatti io pendo dalle vostre labbra, ne abbiamo ovviamente già parlato. Abbiamo anche ospitato Niki, che è stata una protagonista della Pigiama Run. L'ho vista. È stato bellissimo e vogliamo invitare tutti in questa occasione che si terrà il 20 di settembre ore 19 un po' in giro per l'Italia. Assolutamente, in 41 città italiane, ma chi vuole può anche solo iscriversi perché fa una bella cosa e può correre sotto casa propria, quindi non ci sono limiti. No, sono... fatti un giretto anche col pigiama, cioè dobbiamo essere in pigiama perché così cioè, siamo come i bambini che sono in ospedale, quindi questo messaggio dobbiamo mandare, che dobbiamo rappresentare loro per le strade. È vero, perché i bambini stanno in pigiama tutto l'anno, allora noi almeno un giorno l'anno durante questa cosa li rappresentiamo raccogliendo dei fondi per la Lilt, quindi per fare dei servizi a favore dei bambini che stanno in pigiama appunto tutto l'anno. Vi confesso che quando ne abbiamo parlato con Niki, Nicole, che è stata ospite da noi nei giorni scorsi, è arrivato un calore da parte del pubblico, sono arrivati dei messaggi di ascoltatori che dicevano: ragazzi, io vivo in Canada, non posso partecipare fisicamente, anche se in realtà potrebbe correre da lui. Assolutamente. Però posso fare almeno una decina di donazioni. Oh, pelle d'oca. Ma pelle guarda, d'oca. Adesso che tu parli della Nick così, no? Che racconti che lei è venuta qua, io ho visto, ho seguito un po' tutto quanto. A me mi viene i brividi. Cioè, veramente mi viene la pelle d'oca di pensare, di ricordare anche il momento dell'anno scorso che lei è salita sul palco e ha raccontato la sua storia. Lei era in terapia, ha fatto amicizia con un'altra amichetta che era da un'altra regione d'Italia. E quando era a Milano per fare le terapie oncologiche veniva aiutata dalla Lilt, quindi lei ha detto: scusa, ma è una mia amica, è come me, sta perdendo i capelli come me e io non la vado ad aiutare. E no, è tutti i miei amici, tutta la mia famiglia deve andare a fare la pigiama run, quindi cioè, mi viene veramente la pelle d'oca. Ah, sì. E sono emozionata di essere lì a fianco a loro. Guerriera Nicole Vario, l'hai detto tu, no Julie, lei sta affrontando come tanti bimbi un percorso complesso per la lotta ai tumori infantili, la Lilt è a fianco a tutte le famiglie, a tutti i bimbi, e noi quello che possiamo fare è andare su pigiamarun.it. Poi quali sono? Qual è lo schema per potersi iscrivere e partecipare? Allora, basta fare un'iscrizione. L'iscrizione minima sono 15 euro, quindi diciamo non è uno sforzo pazzesco. Si possono fare anche delle donazioni più grandi, ovviamente. E poi o andate a partecipare in una delle 41 città in cui si corre, tutto organizzato, o potete partecipare anche dal Canada. Basta iscriversi, ricevete un pettorale virtuale, sì. E quindi potete farlo da sotto casa vostra, se non potete muovere. Non ci sono scuse. Poi è una camminata, poi correre, poi camminare, sono 2 chilometri. Quindi veramente alla portata di tutti. È fatto per unirci in questo momento, per farlo in pigiama, questo è fondamentale. Abbiamo già tutto il pigiamino decorato, cioè i bambini saranno i Minions. Vai. Ah, vedi, non mi spoilerare il vostro che tra poco ne parliamo. No, non lo dico. Anzi, tra poco vi coinvolgo in un gioco che in qualche modo c'entra con questo evento imperdibile della Pigiama Run. Voi avete detto pigiama? Allora, se fosse Versace, Bruno Mars in questo disco ci consiglia di metterlo on the floor, cioè levatelo. Ah, e viviamo un bel momento insieme. Mi piace questa atmosfera di Bruno Mars, Versace on the floor, molto sexy su R101. Io adoro. Che tra l'altro pensavo essere sexy. No, Bruno Mars quando è andato in Brasile che balava. Ma Bruno Mars è, vedi, condividiamo. Vero? La passione per questo artista che io ancora dal vivo ufficialmente intervistandolo non l'ho incontrato ed è un sogno. Chiamami, Manu, quando vieni, chiamami. Ovvio, ti chiamo fisso. Però immaginati questa canzone la sera, no, quando ti metti il tuo pigiama, ma poi c'è un momento in cui lo togli il pigiama per viverti il momento. Si parla di pigiama per la Pigiama Run, vi ricordiamo il sito pigiamarun.it per partecipare a questa corsa, camminata e raccogliere fondi a favore della Lilt. Assolutamente, potete iscrivervi fino all'ultimo momento, quindi fino al giorno della gara, il 20 settembre, quindi mi raccomando, avete ancora tempo, iscrivetevi. Noi arriviamo lì alle 6, venite presto, facciamo anche le un riscaldamento, beviamo qualcosa, acqua. Mi sa che siamo già arrivati a 17.000 persone. Iscritti al momento. Ragazzi, siamo ancora pochi. Allora, ragazzi, vogliamo di più. Mi piace quando arrivano ospiti per chiacchierare in diretta, fare un giochino che vabbè ho preso dagli show americani, che è il giochino di tre cose in 5 secondi. Adesso 5 secondi, ma no, io c'ho chip e chop, fino che riescono a collegarsi. Io sono peggio di te, Giulia. Ma mi piace proprio questo, ti voglio prendere lì in fallo. Il gioco è ovviamente versione running, se volete, parte un timer di 5 secondi e voi dovete
dovete dire queste tre cose velocissimamente. Ok. Siete pronti? No. Partiamo con Julie. Aiuto. Tre cose che dici quando hai finito di correre. Dov'è il bagno? L'acqua. Sto morendo. Vedi che sei bravissima. Esattamente così. Esattamente così. Edo, non posso non fare riferimento agli animali, perché tu sei il mio paladino degli animali e non solo il mio. Tre animali che corrono velocissimo. Il più veloce che parlo, poi cavallo e struzzo. Dov'è il tempo che c'ho l'ansia del tempo? Siete fortissimi, è nascosto, è tipo il comitato. Quello lì. Poi, Julie, tre cose che è meglio non mangiare prima di correre. Cioccolato, la birra, mangiare. Io mangio anche la birra. La pizza. Io pensavo parmigiana di melanzane, carbonara, ce n'è una marea. Tutto, se è vero. Però io mangio anche la birra, rimarrà negli annali. E poi, Edo, tre cose che pensi quando corri. Quanto manca, ce la devo fare, non si può mollare. Beh, questo è super motivazionale. Giuli, tre pigiami di Edo. La mutanda, poi mi ruba le magliette anche lui. Basta questo. Cavolo. Nudo. È nudo. È vero. Adesso ci possiamo prendere tutto il tempo che vogliamo, perché il regista non mette più il timer. Tre motivi per non perdersi questa occasione preziosa della pigiama run. Allora, il primo motivo è che quello che ho sentito anche adesso parlando con te qua e raccontando quello che è. I brividi che vi verranno sulla pelle, la emozione che sentirete di fare una cosa bella per qualcuno che ha veramente bisogno di un sostegno, l'allegria che porta la pigiama run, di vedere i sorrisi di queste persone che sono lì a fare una cosa bellissima, e anche fare attività fisica. Brava. Perché quello serve, quindi anche 2 chilometri di camminata è importante tutti i giorni farla. E poi soprattutto che quando si pensa alle cose di beneficenza si pensa sempre che palle, invece è l'evento più divertente dell'anno di corsa, perché vai lì in pigiama, c'è la gente che viene col pigiama, coi pupazzi. Bello. Tutti portano il pupazzetto da casa da portare quindi è veramente un evento goliardico, bellissimo, e in più si fa del bene. Cosa vuoi di più? Cosa no, vuoi nient'altro. pigiamarun.it, iscrivetevi fino anche al momento della partenza. Assolutamente. Giuliana Moreira, Edoardo Stoppa. Grazie mille. Grazie. Un bacione a tutti, vi aspettiamo. Ciao a tutti, vi aspettiamo. Ciao.